Ed eccoci a Caminata, un piccolo borgo situato sulla sponda sinistra del torrente Tidone. Fino al 2018 era un comune autonomo ed era il comune col territorio più piccolo di tutta la provincia di Piacenza. Il territorio era diviso in due parti. La parte principale, dove si trovava il capoluogo, e l'exclave di Moncasacco, la frazione più importante del comune. Questi due territori erano uniti da una linea larga solo 300 metri. I primi insediamenti in questo territorio risalgono all'epoca romana. Lo dimostra il fatto che nella zona del Rio Cavaglione sono stati trovati i resti di un'antica fornace. Dal IX secolo fece parte del territorio dell'abbazia di San Colombano di Bobbio e il suo nome originario era Corte San Sinforiano. A metà del XIV secolo entrò a far parte dello Stato Visconteo, il quale lo cedette alla famiglia Dal Verme. Con l'arrivo dei Dal Verme, il borgo venne fortificato, dotandolo di varie torrette collegate tra loro da dei camminamenti, sui quali passavano i soldati in modo da non essere colpiti dal fuoco nemico. Da questi camminamenti si originò poi il nome futuro del paese, che divenne Caminata. Di queste antiche torri non vi rimane quasi nessuna traccia.
Nel 1859 Caminata entra a far parte del circondario di Bobbio, che poi venne soppresso nel 1923. Il circondario di Bobbio era territorio della provincia di Pavia, quindi non si trova in Emilia-Romagna, e con la sua soppressione nel 1923 il circondario venne smembrato presso varie regioni. Caminata, così come i comuni di Trebecco, Ruino, Zavattarello e Romagnese, entrò a far parte dell'Emilia-Romagna, ma gli abitanti volevano rimanere sotto la provincia di Pavia. Quindi nel 1925 fecero un referendum per essere riammessi alla provincia di Pavia. In seguito a questo referendum, nel 1926 tornarono sotto la provincia di Pavia soltanto i comuni di Romagnese, Zavattarello e Ruino, mentre Caminata e Trebecco rimasero sotto l'Emilia Romagna. Da questo fatto iniziarono a scatenarsi delle violenti proteste, fino a che nel 1928 i comuni di Caminata e quelli di Trebecco vennero soppressi e integrati nel comune di Nibbiano. Motivo di questo fatto? Semplici attività antifasciste. Nel 1936 la frazione di Moncasacco venne staccata dal comune di Caminata e inserita nel comune di Ruino. Per riottenere il suo comune autonomo bisogna aspettare fino al 1950, quando Caminata e Trebecco fecero richiesta per poter riavere il loro comune autonomo, ma solo Caminata lo riottenne, mentre Trebecco cessò per sempre di esistere. Nel 2018, tramite il referendum che favoriva l'unione di tre comuni, tra i quali Caminata, Nibbiano e Pecorara, il comune cessò di esistere e venne inserito nel nuovo comune di Alta Valtidone. A Caminata si trova la chiesa dedicata a Santi Timoteo e Sinforiano, costruita tra il 700 e l'800. San Sinforiano era, fino al 2018, il santo patrono del comune, fino a che, quando il comune venne unificato con Nibbiano e Pecorara, il nuovo patrono del comune diventò San Colombano.